ragazze, anche oggi giornata di commissioni. Sono tornata adesso dalla pediatra e tutto a posto, era semplice bilancio di salute. E adesso sto raggiungendo Riccardo perché anche lui è andato a fare una commissione, ci siamo dovuti separare questa mattina, però appunto volevo offrirmi una cosina fresca al bar e quindi lo sto raggiungendo con molta gioia, anche perché fa molto caldo. E poi andremo insieme da Universo Bimbo perché devo comprare delle cose per la bimba. E niente, ci vediamo tra poco. Andiamo a fare shopping. Shopping? Shopping. Ale. Spostati, Fede. Ale. Amore. 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 Dove fai shopping? Con mami, papi e fratellone? Facciamo shopping. Yuppie. Eccoci qua. Eccoci. Siamo usciti da Universo Bimbo. Abbiamo preso due latti di scorta perché devo fare una piccola integrazione in più per rinvigorire questa si pupa. Parte con la... Un aiutino, diciamo. Un rinforzo. Poi abbiamo preso delle caramelline gommose multivitaminiche per Federico con sì. Tanto di roba buona dentro. In realtà, quello che abbiamo preso è proprio... Ciao, sono oh, più scusa. Su. Mi decavi sempre a questo pezzo. Va bene che sto pelato, quindi... Esatto. Comunque, Le abbiamo prese proprio perché... Salute! Non sono tanto caramelle, ma sono proprio multivitaminico. Sì, ma sono buonissime. Con l'aggiunta anche di ferro. Però una io l'ho rubata e devo ammettere che sono più buona della caramella normale. Veramente, ma poi super morbide. Orsettose direi, orsettose. Sembra che abbiamo uno squish in bocca. Bravo, infatti. E poi il mio amore mi ha fatto un regalino. Dopo ve lo faccio vedere. E poi ha due pacchi di salviette e basta, mi pare. E Ale se la ride, ti vede ride. Che sei tu la star di questo canale ormai, lo so. Dopo ti filmo a te. Poi tra l'altro ogni volta che accendo la videocamera vi giuro che lei mi guarda e ride. Cioè lei non vede l'ora. Sì sì, lei si le sente piace. La piccola star. Ma anche quando accendo, prendo il cellulare. Anche quando prendo il cellulare lei guarda proprio l'obiettivo. Guarda. Cioè è una cosa incredibile. Io riesco a farle delle foto spettacolari perché lei guarda proprio l'obiettivo. Cioè è come mamma. Facciamo una pausa due secondi. Io sono vecchio ormai. Amore. Mica pizza e fichi qua. Noi oggi abbiamo corso con Fedino per andare in bar. Va bene. Fedino ha chiesto ad Ale se buona pizza e fichi. Se la vuole. A dopo. Cioè, ma vi rendete conto? Vabbè, ciao, 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 ciao. Siamo tornati, bambolina, amore della mamma. Ciao, ma che bel sorriso che hai. Rinfreschiamo un po' questi piedini. Giusto una rinfrescatina. Bella, bella, amore. Dopo facciamo bagnetto. Che ti sei mangiato da poco? Poi facevo bagnetto. Sì, cucciolina. Buon pomeriggio ragazze. Sì, anche questa volta non sono riuscita a finire il vlog ieri. Vabbè, ultimamente non ce la posso fare. So che capirete. Vi volevo dire che questo qua è buonissimo, l'abbiamo bevuto poi io e Ricky, estratto di limone con mele e menta preso all'Eurospin, ve lo stra consiglio, è molto buono, molto dissetante e soprattutto bello fresco dal frigo, mi è piaciuto tantissimo, ho aspettato giusto di dirvelo per buttarlo e niente, adesso voglio prendere la degusta box perché la voglio aprire con voi, vedere le novità, insomma tutto quello che mi è arrivato e niente. Vado a prendere la scatola. Allora, scatola già aperta, solo tagliata sopra per avvantaggiarmi. Questa è la degusta box del mese di giugno. Sono curiosissima di vedere cosa c'è all'interno. Allora, come sempre è super sigillata, super, vedete qua c'è il suo bollino e la carta. Allora, andiamo ad aprire la carta velina.
Wow! Sono curiosissima! Allora, ci sono dei volantini. Immagino ci sia un'estate in vetro perché wow. Poi c'è questa cartolina qua dove spiega i prodotti, ma non voglio guardare, perché voglio tenermi la sorpresa e poi lo tengo qui pronto per vedere insomma tutto. Wow, sono curiosissima, quante cose. Allora, iniziamo subito con queste patatine particolarissime, non le ho mai provate di questo marchio qua. Si chiamano Netti, se non erro, chips, sea salt and brushed black pepper, quindi penso siano al pepe nero. Sono queste qui e vediamo se trovo subito il prezzo. Sì, le kettle chip, sono patatine gourmet di alta qualità, 100% artigianali, fritte a mano in padella con olio di girasole, condite solo con ingredienti naturali, nessun aroma. Proprio come a casa, dice anche qua, e costano 2,19 euro. Quindi sì, per contando tutte queste cose direi che è un prezzo super accessibile. Sono curiosissima di provarle al pepe nero che poi Riccardo adora, quindi sarà felicissimo. Poi vedo una cosa che veramente mi sta già facendo venire l'acquolina in bocca. Già solo l'immagine veramente mi fa leccare i baffi. Sono queste barrette, sono 4 barrette da 40 grammi l'una, protein caramello salato. No vabbè ragazze, 10 grammi di proteine senza glutei della Nature Valley. E questo qua, vediamo se vediamo il prezzo, con il 20% del fabbisogno quotidiano di proteine, 5 grammi di fibre, ingredienti selezionali come le arachidi naturali e salutari, le mandorle e un tocco finale di delizioso caramello salato. Queste qua 3,58 euro, quindi anche questo è un prezzo decisamente fattibile, insomma non mi sembrano eccessivamente carico tenendo conto che si tratta di barrettine proteiche. Quindi wow, non vedo l'ora di provarle. Qua c'è, no vabbè, aspettate che lo tiro fuori. Allora, della linea Nonna Anita, che credo sia la marca, crema pasticcera a freddo. Cioè io questo non l'avevo mai visto e non sapevo neanche esistesse la crema pasticcera a freddo. Subito pronta, senza glutine, 12 porzioni, aggiungi solo acqua, con uova da allevamento a terra senza olio di palma. Cioè deve essere veramente super. Puoi gustare la crema pasticcera come dessert o utilizzarla come farcitura per i dolci. Wow! Fatemi sapere tra l'altro qui sotto nei commentini se di questa box vi va che in particolare io provi con voi o cucini con voi un particolare prodotto. Io uno lo assaggio sempre quando apro la box, quindi adesso sceglierò che cosa aprire. Però fatemi sapere in caso magari questa, possiamo prepararla insieme, insomma, o qualcosa del genere. E quindi questa qui, la crema pasticcera Nonna Anita, 2,69 euro, quindi anche questo non è un prezzo altissimo. Poi qui abbiamo questi. Aerei, moto, chi più ne ha più ne metta. Qui invece abbiamo le mille foglie d'Italia, bocconcini cuore di lamponi, nuova ricetta, snack di fragrante pasta sfoglia farcita. Anche questo mi ispira tantissimo, veramente super goloso, uno snack molto molto goloso. 1,70 euro, quindi devo dire anche questo un buon prezzo. Poi qua abbiamo del sale, sale marino iodato gemma di mare, questa qua è una marca che conosco perché utilizzavo già. No vabbè, non è fattibile ragazze, non è fattibile, ce n'è sempre una. Cazzo, però è la moto, è l'aereo, è il tatano. Che miseria. Questo sale qui, gemma di mare, il nostro sale marino iodato è la scelta giusta per chi vuole portare in tavola un sale del gusto tradizionale che contribuisce al benessere quotidiano e alla salute dell'organismo. Lo spargitore di pratico utilizzo è perfetto per la tua tavola perché in effetti ha un ottimo dosatore. E questo qua costa 1,20 euro. Abbiamo il couscous
Bia Italian Food, The Quality Couscous, gli specialisti del couscous, una porzione pronta in 5 minuti. Quindi questo eventualmente lo possiamo provare una volta che sarò da sola. Se vi va, a pranzo farò magari questo couscous solo per me perché è monoporzione, pomodoro, basilico e origano. Questo qui, e questo qui costa solo 1,95 euro, quindi anche questo, ed è della marca Bia. Anche questa non la conoscevo, quindi sono contenta di. Grazie a questa box il bello è che impari a conoscere, no? Provi dei prodotti che magari se tu vai al supermercato, magari se sei come me, che sei molto abitudinaria, non compreresti mai, perché alla fine compro sempre più o meno le solite cose, non provo tante cose nuove. Invece questa box ti dà l'opportunità di provare delle cose nuove, delle cose sfiziose, quindi mi piace molto. Poi ci sono dei chewing gum della Vivident, riduce la placca, xilit senza zucchero, anche questo riduce la placca senza zucchero, probabilmente hanno due gusti diversi. E questi qua Vivident 1 euro a pacchettino. Nuova formula avanzata con 100% xilitolo, riduce la placca, quindi una nuova formula, quindi sono curiosissima di provarli. Poi ci sono delle bottiglie sempre ben incelofanate, guardate come impacchettano bene i prodotti. E questa è una cosa fighissima, l'estate in bottiglietta, un po' come la Coca-Cola, cioè veramente carino. Mi hanno mandato sia il gusto limone e penso che qui ci sia il gusto pesca. Fantastico, ragazze, dissetante. Da morire, io il tè freddo lo amo in estate. Questo è appunto estate. Le due bottigliettine vedete in vetro, cioè fa effetto vederle in vetro e hanno anche un'apertura molto comoda se non avete l'apribottiglia, quindi c'è il gancettino e si può tranquillamente portare in giro in borsetta, insomma. Estate, il prodotto del mese. 2,20 € a bottiglietta, tutto il gusto unico ed inimitabile di Estate da oggi in un nuovo formato, il vetro. Sei pronto a vivere una nuova esperienza di gusto? Estate in vetro, disponibile nei migliori bar dei gusti limone e pesca classici. Quindi sicuramente, essendo in vetro, mantiene di più il buon gusto del tè. Sono curiosissima di provarli, magari anche quello lo proviamo insieme in un video. Poi c'è questo bottiglione gigante. Allora, questo qua è della Zueg, spero si veda bene, della linea Skipper, limone, uva e zenzero. Limone, uva e zenzero, che combinazione particolare. Vediamo un attimo il prezzo di questo Skipper. 1,49 euro, quindi un ottimo prezzo. Zero zuccheri aggiunti, a zero la sete, 12 kcal, eccetera, eccetera, vegano, ok. Contiene naturalmente zuccheri della frutta, quindi insomma per una dieta anche è ottimo. E 1,49 euro, appunto. Sono curiosissima di provarlo, ragazze, lo apriamo. Io sono curiosa. Lo so, non è fresco del frigo. È buono e si sente che non ha zuccheri aggiunti perché non è per niente dolce. Secondo me questo freddo è una bomba, così caldo rende poco l'idea. Però mi piace perché è naturale, io sto cercando, sono un po' in un periodo in cui sono, oh, stava volando la videocamera, sono in un periodo in cui sono alla ricerca del prodotto da bere senza zuccheri, senza troppe robe. Questo è il sacchettino, penso, dei Chicles. Poi qui abbiamo della marca Il Viaggiatore Goloso, VG, penne 100% grano saraceno, il biologico. Mi ispirano tantissimo anche queste. Mi ispirano tanto tanto anche la confezione, mi piace molto. E questa qui, Il Viaggiatore Goloso, 1,99 euro. E poi, ultimo prodotto. Qui c'è le caserecce di lenticchie rosse con porcini, champignon e mandorle tritate. No, vabbè, questo è bellissimo. Anche questo eventualmente potremmo provare insieme. Voi fatemi sapere cosa vi piacerebbe vedere in azione. Pasto bilanciato, 100% ingredienti naturali, 8 minuti pronto da cuocere.
E si presenta così la confezione della Knorr. Non l'avevo mai visto questo prodotto, effettivamente è proprio una novità. E mi ispira parecchio. Anche questo mi pare di capire che sia una monoporzione. Buono per te, ma non dice. Basso nutrizionalmente bilanciato, carboidrati, grassi e proteine. Cioè, super sano. Si può fare anche in microonde, però penso lo farò in pentola, preferisco. E sì, penso sia una monoporzione. Quindi fatemi sapere in caso se anche questo vi può interessare. E niente, questa era tutta la box. Quindi ringrazio tantissimo The Gustabox, ringrazio tantissimo tutti questi marchi per avermi dato l'opportunità di provarli. Non vedo l'ora di fare qualcosa insieme voi nei vlog. Potremmo provare anche questa pasta super scura che non ho mai provato. E poi proveremo l'estate, insomma, proveremo un po' di cosine. Io quasi quasi do anche un'assaggiatina alle patatine. Non so se le patatine, magari queste le lascio a Ricky che gli piace il pepe nero. E mi assaggio una barrettina di queste qua, caramello salato, dai. Sapete che io vi accontento sempre e provo sempre almeno un prodotto con voi. Vediamo come sono queste mini barrettine, vedete, sono fatte così. E assaggiamo. No, vabbè, sembrano di cioccolato bianco. Oddio. Cioè, guardate. Wow. No, ragazzi, sono buonissime. Ragazzi, se vi piacciono gli arachidi e vi piace il caramello salato, prendetele, sono buonissime. Sono super. Vabbè. Anche questa box questo mese è riuscita a stupirmi. Credo che queste barrette vincano su tutto. Oddio, io amo il caramello salato. Provatele. Wow, droga. Ora metto tutto a posto e vado a legarmi i capelli, ragazzi, non ce la faccio più. Non ce la faccio più, fa caldo. Vi faccio vedere velocemente cosa ha preso Ricky dai cinesi. Qua principalmente cose per la casa, detersivi, prodotti, eccetera. Allora, qua c'è due saponette per il bucato, per togliere le macchie dalle tutine, dai body di Alessandra principalmente. Poi questo qui che è il Rio Casa Mia per lavare i pavimenti. Poi il Sole per la lavatrice, 28 lavaggi formato convenienza. Poi deodorante, volevo il Dove ma era finito, quindi ho provato questo qui della Nivea, Fresh Natural 0%, quindi speriamo che non mi dia fastidio, perché in teoria non dovrebbe darmi fastidio essendo che non ha alluminio. Poi questo qui che si è preso Ricky per la doccia, della Vidal. E questo ammorbidente qui della Lenore, alle essenze ispirate dalla natura, minerali marini, vedremo, sembra buono. E basta, quindi qua non c'è più nulla. Invece qua c'è una bottiglia di Coca-Cola, l'aceto che gli ho chiesto se me lo prendeva perché io lo utilizzo anche per pulire il vetro della doccia, queste cose qua. Una birra, dei fagioli, ma non sono questi che volevo prendere.
fagioli fegas. No, questi sono quelli in acqua da pronti da mangiare. Lui dice i fagioli secchi. Perché Fede voleva dei fagioli per... Non ho capito cosa ha visto in qualche video, qualche esperimento. Però voleva i fagioli quelli secchi, non questi. Questi si mangiano. Fede, quelli fagioli vuoi, quelli? Vabbè. Non lo sa lui. Ricky ha appena assaggiato la bibita della Skipper, ma a lui non gli è piaciuta. Ma a lui le cose non zuccherate non gli piacciono. Poi, vabbè, carne per Nala e crocchette per Nala. Queste qua della Radames, che sono dell'Eurospin. E poi, vabbè, qua c'è cartigenica, pane e un'altra lattina di carne. Guardate i capelli, sembra una pazza. Non la sto ridendo perché dovevate vedere che faccia ha fatto quando ha assaggiato sto succo. A lui non gli piacciono, ma non è che per ciò che non piace a te è terribile, è senza zucchero. No, è obiettivamente terribile. Non è vero, a me è piaciuto. Madonna mia. Vabbè, e niente, quindi ora preparo la cena. Ecco qua. Ho fatto questo, non lo so, dentro c'è il wurstel e il formaggio, l'ho arrotolato e pasta brisée, questa non sfoglia, l'ho messa in forno, molto semplicemente, è uscita un po' di mozzarellina, ma insomma, dovrebbe essere molto buono, e niente, poi dopo vi faccio vedere una cosa e poi vi saluto, così edito il vlog entro stasera, spero. Prima di salutarvi volevo farvi vedere il regalo che mi ha fatto Ricky. L'abbiamo vista da Universo Bimbo, quindi se vi piace la potete trovare lì. Ed è, non l'ho ancora aperta in realtà, però era veramente carina. L'ho vista esposta e ha visto i miei occhietti a cuoricino e me l'ha regalata. È tutta in tessuto, con questa stampa un po' stilizzata di Minnie, e poi la trovo molto estiva perché ha queste maniche fatte a corda, fatte così, e poi mi piace perché solitamente le borse fatte così sono tutte aperte, invece questa è la cernierina, quindi se devo uscire con la bimba, se sono magari sui mezzi pubblici, insomma con la cernierina sono sicuramente più tranquilla. All'interno è tutta rossa, qua c'è il marchio della borsa e non ha cerniere, non ha nulla, è proprio tipo sacca e mi piace tantissimo, mi piace veramente veramente tanto, quindi se vi può far piacere magari tra un pochino vi posso fare il video cosa c'è nella mia borsa in estate, così da insomma farvela vedere in azione. Quindi in caso scrivetemi sempre qui sotto nei commentini e vi accontenterò, insomma, però è stato davvero carino, mi piace tanto tanto tanto. Ok, e niente, adesso io mi preparo per dare latte alla piccolina. Niente ragazzi, io ho la mia faccia devastata e stanchissima. Vi salutiamo e ci vediamo probabilmente domani con un nuovo vlog.